Oltre 8 milioni per i disabili, l'assessore Marinella Sclocco annuncia a Pescara il piano locale degli aventi diritto. RAI e AIRC da 20 anni insieme nell'affiancare la ricerca per la lotta contro il cancro. Ripartono le iniziative dal 3 al 9 novembre. Ce ne occuperemo nella nona puntata della rubrica La voce dello spettacolo. E buonasera alla cronaca in apertura di questa edizione, purtroppo con un ennesimo incidente sul lavoro nel cimitero di Monte Gualtieri, nel comune di Cermignano. Un operaio 43enne che stava effettuando lavori di manutenzione in una cappella privata è precipitato da una scala da un'altezza di circa 4 metri. L'uomo che ha battuto la testa è ora ricoverato in gravi condizioni. Il 118 ha trasportato il ferito all'ospedale Mazzini di Teramo con un'eliambulanza. E cambiamo argomento, veniamo ad Atri, dove la giunta municipale ha nuovamente prorogato la gestione del servizio di igiene urbana alla cooperativa M di Pineto, alle stesse condizioni del vigente capitolato d'appalto. Questa proroga, che segue quella precedentemente deliberata nel gennaio e nel maggio scorso, ha validità dal 1 al 31 novembre prossimi. La spesa relativa per questo periodo è di 80.000 euro. La proroga, si legge nella delibera, è ritenuta indispensabile per assicurare la continuità del servizio, che non può essere interrotto nelle more della nuova gara d'appalto. E in campo sociale, lo avete sentito dai titoli, per la non autosufficienza sono disponibili 8.296.000 euro, 2 milioni in più rispetto alla vecchia programmazione. Lo ha comunicato l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco nel corso di una conferenza stampa alla presenza delle associazioni convocate, anche per fare chiarezza rispetto alle informazioni errate apparse nei mesi scorsi sui giornali, che avevano generato timore e confusione proprio sulla possibilità di ottenere sostegni irrinunciabili. Marinella Sclocco ha presentato il piano locale per la non autosufficienza 2014, i cui fondi assegnati all'Abruzzo di esclusiva provenienza governativa saranno utilizzati per il 60% per l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza domiciliare socioassistenziale, il servizio di aiuto personale, il telesoccorso e la teleassistenza. Il trasporto, i centri diurni, ma anche le assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e delle autonomie personali, l'assegno di cura e inoltre in via in vita indipendente. Su quest'ultimo aspetto l'assessore ha fatto notare che c'è differenza tra la legge sulla vita indipendente e il piano di azione locale per la non autosufficienza. Pur tuttavia in accordo con le associazioni, dice, abbiamo concordato che con questo programma potesse essere finanziata anche una quota per la vita indipendente. Il restante 40% degli oltre 8 milioni di euro dovrà invece essere utilizzato per finanziare l'assistenza domiciliare integrata, disabilità gravissima, l'assistenza domiciliare socioassistenziale, disabilità anch'essa gravissima, l'assegno di disabilità gravissima rivolto alle persone affette da SLA e in condizione di dipendenza vitale. E come ogni venerdì, la nostra rubrica La voce dello spettacolo, che in questa nona puntata ci parla dell'importanza della ricerca, perché quello della RAI, servizio pubblico, e dell'AIRC è una collaborazione insieme che va avanti appunto da 20 anni. E ieri a Roma sono state illustrate le iniziative che torneranno anche quest'anno in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI dal 3 al 9 novembre. Ce ne occuperemo in questa nona puntata della rubrica. Vediamo. La nostra rubrica La voce dello spettacolo dedicherà 2 puntate alla ricerca, e già perché proprio RAI e AIRC per il 20° anno consecutivo uniscono le forze e costruiscono un palinsesto speciale per comunicare al pubblico i risultati ottenuti nella cura del cancro, presentare le nuove sfide da affrontare, coinvolgere il pubblico a sostenere con una donazione il prezioso e insostituibile lavoro dei ricercatori. Da lunedì 3 a domenica 9 novembre, nelle trasmissioni televisive e radiofoniche RAI, ricercatori, medici e persone che hanno incontrato la malattia diventano volto e testimonianza dei risultati ottenuti nella cura del cancro. A loro fianco gli instancabili ambasciatori di AIRC, Antonella Clerici, Carlo Conti e Michele Mirabella, insieme ai conduttori e ai giornalisti RAI e ai tanti testimonial del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura.
Noi lo diciamo da sempre a Elisir, è mia convinzione personale e convinzione professionale, che la ricerca non serve soltanto alle malattie per le quali viene attivata, la ricerca serve alla globale crescita di un paese sul piano culturale e sociale. Ha detto bene qualcuno prima, di Fiore per la precisione, un paese dove si fa la ricerca, un paese ricco, anche se non ha le miniere, se non ha il petrolio, perché il petrolio finisce, la intelligenza umana mai, quindi là bisogna investire, e l'AIC lo ha capito, per questo somiglia alla RAI, perché è servizio pubblico. Dal 1965 l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro finanzia i migliori ricercatori italiani selezionati attraverso un processo rigorosamente meritocratico per individuare le cure che i pazienti attendono e mettere a punto nuovi metodi di diagnosi sempre più precoce. La ricerca è quello che ci apre il futuro. La ricerca è una cosa lenta, richiede molto impegno, richiede tempo, richiede impegnarsi, poi avere dei risultati, altre volte avere degli errori, tornare indietro, andare avanti, però appunto per quello ha bisogno di sostegno per essere portata avanti, rappresenta il futuro nostro, quello dei nostri figli, è qualcosa di irrinunciabile e credo che questa collaborazione con la RAI dia importanza all'una e all'altra. Oggi poi sono oltre 5.000 i ricercatori AIRC al lavoro su 565 progetti e 14 grandi programmi di ricerca per trasferire nel minor tempo possibile le loro conoscenze dal laboratorio al letto del paziente e rendere nel frattempo così il cancro sempre più curabile. Ogni anno quindi non manca lo straordinario impegno della RAI, come sostiene il direttore di Rai 3, Andrea Vianello. Sì, noi insomma cerchiamo sempre di coprire l'ultimo giorno della raccolta fondi dell'AIRC, lo facciamo da 18 anni, lo facciamo grazie a uno dei nostri marchi più longevi, importanti, che è Elisir, d'altronde con un nome del genere non può che essere un programma longevo, che è un nostro quotidiano di informazione sulla salute, con Michele Mirabella quest'anno con l'arrivo di Vicini Vassar, e da 18 anni scendiamo in campo in prima serata nella giorno della raccolta finale dell'AIRC, quindi il 9 novembre, domenica, subito dopo Che tempo che fa di Fabio Fazio, Michele e Virginie ci condurranno in questo viaggio alla ricerca della ricerca d'eccellenza, di capire quali sono i passi avanti nei confronti di una malattia che fino a qualche anno fa ci sembrava un nemico imbattibile, che adesso invece sappiamo che è un mostro che si può sconfiggere, anzi che si sconfigge la maggior parte delle volte, però insomma ci vuole l'aiuto di tutti, anche l'aiuto del servizio pubblico e dell'informazione televisiva. Proprio per questo RAI e AIRC, 20 anni di collaborazione insieme. Io credo che sia inevitabile, sono diciamo due realtà che fanno lavori diversi ma che lavorano appunto a favore del pubblico. Noi insomma credo che sia un dovere, così come lo facciamo fortemente con Telethon, insomma stare vicino a chi è dalla parte dei cittadini e della gente per sconfiggere appunto le malattie. Penso che in questo espletiamo fino in fondo il nostro ruolo di servizio pubblico. Un impegno straordinario che comunque proseguirà ancora nel tempo. Certo, visto che i risultati ci sono stati, questo dà fiducia e perciò impegna tutti a continuare a collaborare, i ricercatori da una parte e noi della RAI a sostenerli e anche a verificare quello che fanno. È nato quasi inerzialmente, per naturalezza, con naturalezza, non potrà che durare. 7 giorni quindi dedicati all'informazione, alla raccolta fondi in TV, radio, web, social e nelle testate giornalistiche per sostenere il lavoro dei ricercatori italiani e diventare protagonisti dei progressi della ricerca e dire in coro tutti insieme contro il cancro, io ci sono. E di ricerca torneremo a parlare anche nella 10ª puntata della rubrica La Voce dello Spettacolo, venerdì prossimo 7 novembre. Chiudiamo con una bella notizia, un gesto di buona volontà che in questi tempi, come dire, è raro. Trova un borsello firmato in autostrada contenente 3.500 euro, anche le chiavi di 2 Mercedes, una di una Fiat e poi buste paga, carte di credito, bancomat, documenti, 3 cellulari, occhiali e altri effetti personali. L'onestà di un uomo di 59 anni
foggiano di origine ma residente a Livorno, è stata tale da spingerlo a non appropriarsi di nulla, ma addirittura ad uscire dall'autostrada 14 al casello Valvibrata nel Teramano e a riconsegnare il borsello con il contenuto ai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. La buona azione dell'uomo sarà ripagata dallo sbadato proprietario di quel borsello. Si tratta di un artigiano romano che si è sentito disteso quando gli è arrivata la telefonata dei carabinieri che lo avvisavano di avere in custodia i suoi effetti. L'uomo, che era giunto a casa, si è fatto di nuovo 3 ore di auto per recuperare il borsello, ma non ha potuto stringere la mano e ringraziare l'onesto 59enne che ha ripreso l'autostrada per tornare a casa. Davvero un bel gesto. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ora agli altri programmi della rete. Grazie per averci seguito e buona serata.